Ciao a tutti, siamo qua al Palagators per commentare la partita contro Grugliasco di ieri sera con uno dei protagonisti del match, Dani Arese. Dani, partita di nuovo molto maschia, noi partiamo tantissimo queste partite, problema sicuramente nostro, forse di mentalità, o c'è qualcosa di più, cioè dal punto di vista tattico, tecnico, dimmi un po' tu cosa ne pensi. Siamo delle checche. Sì, abbiamo le partite che si fanno maschie e purtroppo le perdiamo in questo momento. Ci manca un po' lo smalto dell'andata, non facciamo più canestro da fuori e non riusciamo più a servire tanto con continuità i nostri lunghi. Abbiamo fatto, secondo me, una bruttissima partita, abbiamo giocato molto singolarmente, diciamo, e nessuno è uscito alla distanza e quindi purtroppo è causata la sconfitta. Spero che non capiterà più. E adesso testa e gambe per la prossima partita contro Rivalta, che dobbiamo assolutamente vincere per almeno essere sicuri di un quarto posto e poi dopo vedere le ultime due, che sono le più importanti, contro Sagrantino e Castelnuovo, per vedere se arrivare secondi o terzi o quarti. Analisi direi quasi molto stringa, però ultima domanda, così facciamo un po' l'intervista un po' più lunga, così il cameraman è contento. No, una battuta sola, questi problemi per te, problemi di regia o problemi solo di condizione atletica o chissà che cosa? Forse problemi di condizione atletica, forse un po' sì, perché vediamo che le squadre più giovani ci fanno il culo soprattutto a livello atletico, ci battono nell'uno contro uno e non riusciamo più neanche a difendere la zona come una volta era la nostra arma forte. Contro Grugliasco è stata veramente, abbiamo giocato proprio male, abbiamo difeso anche male, quindi speriamo che in regia cambi qualcosa, perché io non sono tanto in forma, speriamo di cambiare e di portarla a casa. Allora, con questo augurio di una pronta, diciamo, atleticità nuova e una buona cabina di regia futura, quindi occhio. Ci sentiamo per la prossima volta contro Rivalta. Ciao a tutti.